Distopia. Una distopia o anche antiutopia è una descrizione o rappresentazione di una realtà immaginaria del futuro, ma prevedibile sulla base di tendenze del presente percepite come altamente negative, in cui viene presagita un'esperienza di vita indesiderabile o spaventosa. Ponendosi in contrapposizione ad un'utopia, una distopia viene tipicamente prefigurata come l'appartenenza a un'ipotetica società caratterizzata da alcune espressioni sociali o politiche opprimenti, spesso in concomitanza o in conseguenza di condizioni ambientali o tecnologiche pericolose che sono state portate al loro limite estremo. Ed è anche il genere preferito di Giulia. Ciao Cactus, benvenuti in questo nuovo video, finalmente l'ho fatto. Anticipo che stiamo per parlare di 29 libri, questa cosa mi dà fastidio, mo cerco di ricordarmi un trentesimo perché sono sicura che io mi sto dimenticando qualche libro qua e là, perché li ho letti nel corso di 10 anni. Impegno, possono diventare 30. Abbiamo 30 libri di cui parlare oggi, perché questo è il video definitivo su tutti i libri distopici che ho letto nella mia esistenza. Come potete immaginare, sarà un video recapone, ovvero vi racconto il titolo, vi racconto un minimo la trama e perché mi è piaciuto o non mi è piaciuto, se ve lo consiglio, ma andremo veloci come il vento perché ne abbiamo 30. So che in circolazione ci sono altri libri distopici che non ho letto e il mio obiettivo nella vita è leggerli tutti. Tutti quanti, quindi se vedete che qualcuno manca a questa lista, per favore commentatemelo qua sotto. Perché non ne ho mai abbastanza? Perché uno dei libri che mi ha cambiato l'esistenza è stato lui, 1984. Orwell in generale è uno dei miei scrittori preferiti in assoluto, ma 1984 mi ha colpito come igno, ha colpito Mufasa. È stata una rivelazione su due fronti, sia sul fatto che la politica mi deve interessare, al tempo avevo neanche 18 anni, quindi era il mood, la politica non me ne frega niente, te ne frega Giulia, fidati, te ne frega, e il fatto che si potesse ragionare sul presente per guardare al futuro in un modo estremamente negativo e valutare quali di questi comportamenti ci stanno portando lì. E guardiamoci in faccia, generalmente è più facile che si rappresenti, che il mondo diventi una distopia piuttosto che un'utopia. In generale, questa tipologia di narrazione ha proprio un fascino su di me estremo, perché contiene un po' di fantascienza spesso, un po' di world building, se lo vogliamo chiamare, e analisi psicologica umana e sociologica nel profondo, proprio per riuscire a scrivere qualcosa del genere, e io di questo gli sarò sempre grata. Quindi, visto che vi anticipo già che sono in ordine sparso, ovvero in ordine con cui mi sono venuti in mente, niente di più, niente di meno, guardando anche la libreria, qualcuno ve lo proverò a prendere cartaceo, ma la realtà è che appariranno tutti qui perché sono 30. Ah, e se volete che io approfondisca qualcuno di questi titoli, scrivetemelo nei commenti. Il muro, di John Lanchester. Il muro è stata una rivelazione incredibile, è un distopico veramente ben fatto, per quanto, come tutti i distopici, questa sarà la recensione per la maggior parte di tutti, sul finale un po' si perde. E io capisco la difficoltà di chiudere dei romanzi del genere, e quindi il finale non è per forza quello che cerco. Quello che cerco io è un mondo ben descritto, ben narrato, con un mood chiaro e delle motivazioni di quel mondo altrettanto chiare. Nel muro tutto questo viene toccato, perché c'è questo freddo un po', immagina come se Jon Snow fosse in un mondo distopico, perché il nostro protagonista è stato mandato alla barriera, o meglio, il muro. La nuova forza militare dell'Inghilterra ha portato la maggior parte dei suoi militari per difendere il confine. Il confine da cosa? Non è mai troppo chiaro, però questa divisione tra dentro e fuori, costruire un muro per tenere fuori le minacce esterne, che sono altre persone, quanto può essere attuale questa cosa? All'interno c'è una forte descrizione di quello che vuol dire essere un militare, la paura di essere su un fronte che ricorda un po' vagamente Buzzati nel deserto dei Tartari. Secondo me questo è proprio, a parte che è un bel distopico, anche se dal proprio verso la seconda metà in poi, quando ci si allontana dal muro, forse perde un po' di potenza, è proprio appassionante da leggere, soprattutto la prima parte. Crono Rifugio di Georgi Gospodinov. Questo è un romanzo meraviglioso, cioè questo è proprio un bel distopico, quindi ve lo consiglio caldamente, perché Crono Rifugio gestisce bene tutto, è completo come romanzo secondo me, a parte ovviamente tutti sono fallaci su alcuni punti perché non è facile, ma Crono Rifugio ha delle perle all'interno senza senso, dove il nostro protagonista vive in questa Europa dove si è votato, tra virgolette, di scegliere un nuovo tempo in cui vivere.
In realtà il romanzo si divide in due parti. A me è piaciuta molto di più quella in cui l'Europa si deve fermare e votare per decidere ogni paese in che decade vorrà vivere, ma c'è tutto un tema del crono rifugio, letteralmente. All'interno del romanzo si vede questa clinica per persone che hanno. Sono anziane, così, che vogliono vivere nel passato, che ci dà l'input per la tendenza che poi sceglierà tutta l'Europa. La prima parte è più noiosa della seconda, incredibilmente. Un po' più, una lente di ingrandimento un po' più grande che va a prendere un problema attuale, ovvero che non si guarda al futuro ma si guarda solo al passato perché il futuro sembra inesistente. Tizia Facciale poteva essere uno dei più belli in questa lista, ma purtroppo, se non mi ricordo male, l'autore è morto e non ha mai veramente finito il romanzo. Ed era molto molto bello, molto più su questo genere come tipologia di scrittura, complessità, che altro, e secondo me ha messo la base per tantissimi altri romanzi distopici di questo genere, perché Giustizia Facciale che cosa fa? Racconta in questo, di questo paese, che se non mi ricordo male è pure mezzo sotterraneo, dove le persone sono tutte uguali. Generalmente si ha un livello di estetica tutto uguali, perché si parla di pretty privilege in un certo senso, quando legge neanche esisteva come parola, dove la protagonista è troppo bella, c'è un'ingiustizia rispetto a tutte le altre donne che genera dell'invidia e delle ingiustizie proprio a livello sociale, e quindi quello che fa è che si deve sottoporre a una betaficazione, ovvero trasformare la sua faccia in una faccia più beta, più media. E in più lei in realtà non avrà mai la betificazione perché ha un incidente e la sua estetica si rovina. Il finale è scorporato, cioè è un po' impalpabile, se non mi ricordo male. La prima parte del romanzo era molto intrigante. Mi ricordo ancora la delusione di non avere un finale molto denso, quindi è vostro rischio e pericolo di iniziare a leggerlo. Solo il mimo canta al limitare del bosco. Romanzo incredibile, e ve lo posso consigliare perché Mondadori lo sta per riportare proprio adesso nelle librerie. Prima era, quando ve ne parlavo le prime volte, era andato assolutamente sold out ovunque. Mondadori, per favore mandami questo romanzo perché io ce l'ho in digitale, non in fisico. Questo romanzo è bellissimo. È bellissimo perché dentro c'è un casino di roba e è tutta molto ben gestita. Dalla narrazione del robot di Sophoroth, che è uno dei robot più simili all'essere umano che abbiamo prodotto e che vorrebbe morire, non ce la fa più. È talmente umano che ha sviluppato anche quei sentimenti che ti portano alla distruzione emotiva. Il problema è che da robot non può, perché il suo protocollo non gli permette effettivamente di suicidarsi, perché poi YouTube se no mi blocca il video. È un po' tipo Wall-E, questi robot che ci hanno sostituito a livello pratico, perché sono diventati sempre più funzionali, più simili, e hanno iniziato a fare tutte le attività che gli esseri umani facevano, ci hanno permesso di non fare più un veleno, che da un lato sembra pazzesco, dall'altro non così tanto. Siamo diventati una società piena di nedia, dove non si rifanno più figli perché comunque è stato dato proprio dal protocollo umano, e nessuno sa più leggere, sa più scrivere, non si fa più niente, in una situazione di stallo. E l'altro protagonista del romanzo è questo scrittore, professore, che ritrova l'arte, ritrova la scrittura, ritrova il cinema, e da lì ritrova anche un po' i neuroni, se così vogliamo dirlo. Questi due personaggi sono un po' i due pilastri su cui si basa il romanzo, da cui poi avremo tutto uno svolgimento di eventi che porterà a un cambiamento. Me lo ricordo ancora adesso come strepitoso. Box di Cristina Dalcer, non ne parlo neanche troppo perché al tempo è andato super virale ovunque. Me lo ricordo come un bel libro, ma molto simile a un altro che è Il racconto dell'ancella. Molto molto simile, e purtroppo né uno né l'altro su di me hanno avuto questo effetto esplosivo bing bingiano che hanno avuto sul resto dell'essere umano, perché non lo so, forse l'ho letto nei momenti sbagliati. Il racconto dell'ancella è molto più solido e molto più ben costruito secondo me di Vox. Vox è più dimenticabile per me, però questo è estremamente soggettivo, perché secondo me potrebbe piacere a tante persone. Il racconto dell'ancella, non lo so, c'è qualcosa che non mi ha convinto fino in fondo. Al tempo mi ero più chiaro, ora non l'ho mai più riletto, e l'ho trovato più debole rispetto a poi quello che è stato, tra l'altro, la serie TV, che ha esploso meglio i temi. A quel punto secondo me era più completo. Il libro mi sembrava che gli mancassero dei pezzi, però c'erano, perché poi nella serie TV sono stati inseriti. Quindi lo trovo un bellissimo romanzo distopico con delle forti tematiche sul quello che è il corpo della donna, i nostri diritti. Non tra i miei super preferiti. Che è tra i miei super preferiti riguardo questo tema, tanto per spararne uno, è Orologi Rossi, un distopico fatto di polifonico, cioè fatto di più
personaggi dove l'aborto è stato assolutamente bandito dall'America, e questa cosa sulle nostre protagoniste si riplasma la loro esistenza su modi diversi, dove c'è una donna che vorrebbe avere figli e non può e quindi viene trattata come un essere secondario alla società, c'è chi rimane incinta e deve per forza scappare da un'altra parte per riuscire ad abortire. Moderna, secondo me, questa polifonia di voci, questa prospettiva sulla gravidanza, sull'essere madre che ci danno queste protagoniste, a me è piaciuto moltissimo. L'ho trovato molto forte, soprattutto che riesce ad analizzare diversi punti di vista, quindi Orologi Rossi consigliatissimo. Continuo a saltare da una parte all'altra, però poi mi perderò qualcosa. Non Lasciarmi di Shiguro, un altro che posso quasi balzare a zampe, è proprio così, perché lo conoscono tutti, Non Lasciarmi di Shiguro. È forse il più distopico più famoso dopo 1984. Uno spoiler, la trama di base è su questi ragazzi che vivono in questo collegio molto molto figo. Alla fine non sono proprio ragazzi, o meglio sì, no, dipende un po' dal tuo punto di vista personale. Mi è piaciuto molto come è stato impostato il romanzo, che il segreto viene detto dopo perché ti lascia avvicinare a queste persone, e quindi poi la domanda che il romanzo si vuole fare è proprio quella. Ci possiamo spingere come esseri umani. Tra l'altro, secondo me, Non Lasciarmi di Shiguro sta iniziando a diventare molto più realistico di quanto dovrebbe. Non lo so, bello, molto, veramente molto molto bello. Fahrenheit 451, un altro grande grande classico, secondo me non a livello di 1984, li avvicino perché li ho letti molto vicini. Secondo me ha una potenza questo romanzo e un'ode all'amore per i libri che è immortale, ed è per questo che è diventato un grande classico. Non è forse il mio super preferito tra i distopici nella vita, ma è qualcosa da leggere perché per forza ti lascerà qualcosa di importante dentro, e è comunque molto, è molto catchy come distopico, ergo leggete Fahrenheit 451. Katie, Don DeLillo, non me lo ricordo neanche, l'ho venduto istantaneamente dopo averlo letto, ma aveva fatto angoscia, oserei dire, ma aveva fatto parecchia angoscia. Non lo so, io con DeLillo non mi ci trovo. Si è scaricata la batteria, non oso immaginare quanto sarà lungo questo video. Abbiamo poi 1984, anche questo lo salto, cioè ci passo sopra velocemente perché ne ho parlato in 78 libri sul canale, e ogni volta in realtà vi dico che io non ho la prontezza, l'abilità, la profondità umana per descrivervi veramente che cos'è 1984. E quello che posso dirvi, per chiunque lo debba leggere a scuola, è vero, ci sono delle parti abbastanza noiose. Mi ricordo che c'è una parte dove rielabora tipo tutta la lista di leggi, che è, non è un romanzo semplicissimo, non è un romanzo pop, diciamo, ma dentro, qui dentro, sono delle realtà sull'essere umano che sono imprescindibili, cioè vi cambieranno proprio la vita. Scoprirete anche perché 2 più 2 fa 5. Secondo me, letto nel momento giusto, con la giusta attenzione, semplicemente vi cambia la vita. È impossibile che non lo faccia. E tra l'altro la protagonista si chiama Giulia. Spesso le protagoniste di Orwell si chiamano Giulia, spesso, forse in due romanzi, e non lo trovo banale né casuale. Callo Caina, un distopico veramente che passa in sordina, che secondo me è super carino. Mi piace quanto è ampio il mondo, perché di solito la distopia è questa distopia, questo è come si infrange su quest'uomo. In Callo Caina molto spesso si va a vedere proprio la dinamica nella società rispetto al protagonista. Perché? Perché il protagonista è il chimico, colui che ha aiutato a creare la Callo Caina, un siero, una roba, che un siero della verità. Che ovviamente potete, in questa società che è chiusa all'interno, anche qui è tipo racchiusa in un bunker, o comunque è limitata. E il chimico l'ha fatto con abbastanza buone intenzioni, il problema è che le buone intenzioni finiscono dopo 3 pagine rispetto al mondo in cui è stato inserito, che è un po' guerrafondaio. Ci sono dei momenti, delle ricerche di rivoluzione che ovviamente sono un po' massacrate da questa sua invenzione. Io Callo Caina l'ho adorato, mi è piaciuto molto, non è super scorrevole, però secondo me è proprio un bel distopico, cioè è piacevole, è bello come, anche se sembra banale un po' l'invenzione del siero della verità, secondo me ci dà dei punti di vista interessanti, e il protagonista mi è piaciuto molto. Il Mondo Nuovo di Huxley è stato uno dei primissimi distopici che ho letto, che non ho mai più riletto, quindi adesso sta un po' svagando nella mia mente, devo dire la verità.
Però mi ricordo come mi avesse coinvolta e quanto la costruzione di questo mondo fosse pazzesca, perché il mondo nuovo si basa un po' su se il mondo dell'automatizzazione in cui viviamo ancora adesso, ma lì forse si viene un po' dall'epoca di Ford con le macchine, si porta all'estremo a tutta la società, quindi i bambini vengono creati attraverso un sistema automatizzato dove già nell'utero viene deciso il compito di questa persona, quindi questa società è controllata dal primo all'ultimo secondo in cui respiri e tu non hai nessun tipo di libero arbitrio rispetto a questo mondo. Me lo ricordo molto claustrofobico, me lo ricordo molto molto bello. Cioè io, se vado a riprendere la mia adolescente, ve lo consiglio caldamente, quindi vi riporto le parole della mia adolescente. Che dire, ve ne ho parlato in diversi video, è stata un'esplosione, tolto che, ecco, forse il distopico numero 30 potrebbe essere Hunger Games, che per quanto a me continui anche a piacere, è palesemente la copia. C'è proprio la copia di Battle Royale, un po' più brutta tra l'altro, cioè con qualche cosa buttata lì in più. Battle Royale è gore, lo stato puro, bellissimo, e soprattutto è un'esperienza di lettura molto particolare, perché all'interno del romanzo ci sono questi 40 studenti che vengono portati su questa isola e vengono obbligati ad ammazzarsi tra di loro. Ho letto anche la graphic novel al tempo, molto carina, ma il romanzo secondo me è insuperabile, perché è proprio ben scritto, cioè la capacità di mantenerti alta la tensione è pazzesca. L'unica cosa che dovete fare è prendere la pagina con tutti i personaggi e tenervela lì, cioè farvi una foto e mettervela a lato, perché sennò non capirete mai chi diamine è morto. Comunque, se cercate qualcosa di molto prorompente e che non vi fa staccare dal libro, Battle Royale è il vostro distopico. Cecità di Saramago, che dire di questo romanzo che è di una cattiveria verso il tuo animo? Cioè, leggere Cecità fa male. Personalmente io non sono la più grande fan del romanzo senza punteggiatura. Mi sono dovuta abituare molto a questo tipo di scrittura e non è la mia preferita nella vita. Detto ciò, Cecità è incredibile. Cioè, Cecità è incredibile, è claustrofobico, è spaventoso. La quantità di volte in cui l'emozione era tipo di leggerlo così è altissima. Cioè, forse è uno dei più bei distopici degli ultimi anni. Io vi consiglio di leggerlo, però non sono quella che vi dice la scrittura babà, perché io l'ho trovata difficile, e secondo me se trovate difficile la scrittura un audiolibro potrebbe essere la soluzione, che la storia è semplicemente ineccepibilissima, bellissima. Cioè, che cosa succederebbe al mondo se il mondo avesse una malattia così grave e così forte? Saramago risponde con una precisione secondo me un po' spaventosa. L'uomo in fuga di Stephen King, forse il primo distopico che ho letto senza saperlo, perché io amavo King intorno ai 15 anni, mi sono magnata di tutto, e l'uomo in fuga è distopico perché è tipo un... se Gerry Scotti prendesse il potere del mondo e si scoprisse essere malvagio. L'uomo in fuga è questo super gioco dove le persone si possono proporre e il premio in palio è ovviamente una cifra di soldi mostruosa. Però il gioco che cos'è? È se un uomo in fuga, ovvero tutto il paese ti cerca e se viene trovato viene ucciso. Quindi diventi un fuggitivo, un numero uno a tutti, ricercato numero uno a tutti gli effetti. È molto molto dinamico. È anche bello secondo me nei suoi limiti, e io lo consiglio caldamente a chi vuole appunto una lettura che non ti fa staccare dal libro. Il paese delle ultime cose di Paul Auster. Questo romanzo è bellissimo, cioè e secondo me è da leggere. Non è tra i più scorrevoli forse della lista, ma è meraviglioso. Si prende tutta la calma che Auster sa usare per raccontare di questa donna che va alla ricerca del fratello in questo paese che non ha nome, non ha geolocalizzazione, ed è un contesto di degrado, di cosa succede quando il mondo viene dimenticato, dove appunto lei alla ricerca di questo fratello si ritrova in questo posto dove nessuno può più uscire, è pieno di morti continuamente ovunque, ci sono pochissime attività per riuscire a sopravvivere, guadagnare due spicci, no? Che è un romanzo così poco americano da un certo punto di vista, così, e che guarda il debole, chi si trova in una società che lo imprigiona in situazioni in cui non ha veramente uscita, è molto forte. È molto forte.
fa anche questo molto male e io lo consiglio tantissimo. La città senza cielo l'ho iniziato a leggere quest'anno e non l'ho finito, mi ha annoiata a morte. Deve essere fighissimo perché era tipo questa città dove è una città nella città super super compattata, però questa dinamica non ne esce praticamente mai. E è bello solo proprio il punto iniziale, ma poi si perde, è un po' noioso, ci sono dei personaggi secondari un po' strani, non l'ho ben capito. Abbiamo La cerimonia della vita più Parti omicidi. Vi prego, Parti omicidi ve ne ho appena parlato, meraviglioso, mi è piaciuto forse di più della cerimonia della vita, vi lascio il link video qua sotto e qua sotto. Quindi La cerimonia della vita, io in generale questa autrice Sayaka Murata ve lo consiglio senza, cioè proprio imprescindibile, perché è super scorrevole e ha queste distopie veramente ben descritte, dove c'è la contrapposizione, le distopie sono spesso appena nate, quindi il romanzo è sempre questa ambivalenza tra qualcuno che è del vecchio mondo e non accetta quelle nuove, che potremmo essere noi che leggiamo, e quello nuovo che invece vede tutte le opportunità di questa distopia. In particolare nella cerimonia della vita, che è come Parti omicidi, è una serie di racconti, si parla di come quando qualcuno muore il più grande rispetto che puoi fare è magnartelo. Quindi se tu muori in questa società, i tuoi parenti ti cucinano in tutti i modi diversi e fanno il tuo funerale, se vogliamo, la cerimonia della vita, sono le persone che vengono a mangiarti, tutti i tuoi conoscenti che vengono a mangiarti, e è invogliato, se vogliamo, che dopo la cerimonia della vita le persone si accoppino, che stiano insieme o non stiano insieme non è importante, ma è come se la tua vita una volta mangiato diventasse forza per il seme di quello dopo. Credo che da questa descrizione si capisca quanto questa autrice sia un po' distorta, e ve li consiglio tutti caldamente, tutti i suoi romanzi, sono bellissimi. Il condominio di J.D. Ballard, che rimane un autore coi fiocchi, anche se ogni volta i suoi libri un po' mi annoiano, che secondo me non credo che sia palesemente ispirazione, ma ha dato vita a tutta quella serie di distopici dentro i palazzi enormi, tipo questo che è quello che ho in lettura, che è La torre di Bai Kong-yoon. Il condominio, che cos'è? Questo enorme grattacielo dove i livelli del grattacielo hanno diversi ovviamente livelli di potere, economici e quant'altro, dalle dimensioni degli appartamenti fino agli attici, per intenderci, e la vita di questo condominio all'interno, tutto del condominio, che tra l'altro è un distopico, non mi ricordo quando è stato scritto, nel 75, ci potevamo pensare e secondo me arriveremo a qualcosa del genere, dove non usciamo più e stiamo dentro le case tutto il tempo, e ovviamente poi all'interno del condominio succede un qualcosa che sposta le dinamiche e porta un'insurrezione, se vogliamo. Molto bello. Allora, a me Ballard, tutte le sue trame le trovo pazzesche, la scrittura la trovo un po' noiosa, però bello, bello da leggere. Max di Sarah Cohen-Scali è un libro che vi ho consigliato tantissimo tempo fa ed è un distopico al contrario, perché in realtà non è neanche un vero distopico, ora che ci penso. Ve ne parlo uguale. E Max è un romanzo tutto concentrato dalla visione del bambino nell'utero durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, prototipo del programma Lesborn, quello per cui Hitler stava cercando di creare la razza perfetta, quindi prendeva delle donne, prendeva delle SS, cercava di fare dei figli perfettamente nazisti. Tutta la narrazione viene da dentro l'utero, dal bambino, che è il male puro, perché è super nazista, pur non essendo neanche nato, attraverso l'indottrinamento che subisce anche la madre. Bellissimo, questo romanzo è bellissimo, è geniale e non è un distopico, quindi perdonatemi, perché in realtà non credo che Hitler abbia vinto in questo frangente, o forse sì, ma in generale è uno specchio della Seconda Guerra Mondiale, quindi errore, però bel libro. Ad avere squisito, anche questo ve ne ho parlato proprio super super di recente, l'avevo letto in inglese, è diventato italiano, è uscito in italiano, è un distopico molto aggressivo che mi ricorda un po', com'è che si chiama quell'anime? Nowhere Land, qualcosa del genere. Comunque anche qui, simile alla cerimonia della vita, l'umanità, gli animali hanno una malattia per cui non sono più commestibili, e quindi siamo passati a mangiarci gli esseri umani, perché mai diventare semplicemente vegetariano? Mangiamoci gli esseri umani. E anche qui la selezione dell'essere umano che viene ucciso e messo in fattoria, tra virgolette, per essere mangiato, è molto aggressivo. È un distopico veramente ben costruito, c'è qualsiasi dettaglio in questa distopia, e in più c'è un sacco di gore, ma veramente un sacco di gore. Ora, io sono abituata e non mi ha fatto così effetto, però alcune scene
comunque. Membrana di Kita Wave, no, veramente appena parlato, perché appena uscito. Vi lascio il link qua sotto per approfondimenti, ed è un distopico matrioska. Subito, a un certo punto, ti dimentichi, cioè la membrana è chiara, la distopia di questo mondo che è finito sott'acqua perché il mondo è troppo caldo, bla bla bla, e di come lei sia una massaggiatrice, ma in realtà riesca a prendere i dati delle persone dalla pelle che tocca, che ha. Super riassuntone, però in realtà la distopia è molto più grande di quella che vedete nelle pagine del romanzo, e diciamo che lo scoprite dopo. Bellissimo, membrana è bellissimo. L'uomo che voleva essere colpevole di Henning Mankell, un'altra piccola perla, perché questo romanzo è bellissimo. È il sogno di ogni cinquantenne su Facebook, perché è il perbenismo portato all'estremo. Di base si è in questo mondo in cui tutto appunto è già dedicato, bla bla bla, sanno tutto di te, e c'è un'associazione antiviolenza, la AA, perché la violenza non è più contemplata, e se esiste non è neanche condannata. Infatti, che cosa succede? Per una serie di cose di stress, il nostro protagonista uccide per sbaglio la moglie. Quindi che cosa fa? Si vuole consegnare, perché dopo questo primo momento di panico dice: minchia, ho ucciso mia moglie, sono una persona orribile. Ok, il problema è che in questo mondo non ricevi colpa per quello che hai fatto, e quindi lui si ritrova in questo delirio in cui cerca di convincere le persone che merita una colpa, perché effettivamente ha ucciso una persona e non gli viene data. È bellissimo, questo romanzo è molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo, e ha un altro delle piccole perle sparse qua intorno. Flatlandia non è... è un distopico, ma non è un distopico. Comunque, secondo me, se dovessi dargli una categoria, la metterei più o meno lì. Perché Flatlandia non è neanche nel nostro mondo. Flatlandia è un mondo di figure piatte. È uno dei libri più gettonati del mio canale, perché quando ne ho parlato con un'intensità assoluta, perché questo romanzo è la perfezione. Cioè, questo romanzo è bellissimo. Ti spiega il razzismo, praticamente, e la divisione di classe attraverso le figure piane. E tra l'altro ti riesce a spiegare anche la paura per il diverso, che può essere anche migliore in un certo senso. Questo è una visione un po' più personale, quindi non prendiamola come dato, ma quando vedi qualcosa di così diverso e non riesci a comprenderlo, il primo acchito che ha l'essere umano, o un quadrato, una figura piana, è di rifiutare completamente quello che ha visto e tornare a quello che conosce, anche se non è il massimo, anche se è peggio. Flatlandia è di una potenza senza senso, e non so come venderlo, però fidatevi che è una società di figure piane pazzesca. La formica rossa in una goccia d'acqua, io lo cito perché l'ho letto e l'ho anche completamente dimenticato. Mi ricordo che era molto carino, perché praticamente ogni persona gli viene dato un lavoro simile al mondo nuovo, preimpostato, e in questo mondo anche la morte è stata decisa. Infatti il nostro protagonista è la persona che va a dire alle persone: guarda tesoro, devi crepare, è finito il tuo tempo. E quindi ha questo ruolo che è, se vogliamo, la morte. E questo romanzo messo così, capite, è bellissimo. Il problema è che secondo me è troppo corto. Ha fatto questo romanzo che aveva un potenziale pazzesco, ha perso di potenza perché è troppo piccolino, cioè non è riuscito a condensare tutto quello che poteva essere all'interno di così poche pagine, e questo piangerò per sempre, perché secondo me poteva essere incredibile. La peste di Albert Camus, l'ho letto nel 2019, penso che secondo me tutto, cioè questa basta come frase, cioè secondo me La peste è quello che è successo nel 2020, solo trasportata un po' indietro nel tempo, e quindi con una visione un po' più medievalesca. Però di base è, se volete rivivere il 2020, la peste è esattamente il racconto che vi serve. Molto bello, ha fatto ridere, che non so neanche più se definirla distopia, visto che è diventata perfettamente realtà. Non ha tutta la parte di innovazione digitale che abbiamo avuto noi, ed è appunto un po' più fisso nel passato. Dissipazio HG, Guido Morselli, è un romanzo molto strano, che dietro una distopia nasconde invece una fase di esistenzialismo, anche perché, se non mi ricordo male, Morselli, questo è l'ultimo romanzo che ha scritto prima di suicidarsi. Dentro è come se fosse una lettera di addio,
in realtà, come romanzo, è molto forte da questo punto di vista, perché proprio passa attraverso le pagine come passa attraverso l'ultimo, uno degli ultimi quadri di Van Gogh. Cioè, secondo me, Van Gogh è ovviamente il pittore di tutti, lui come pittore è proprio un cuore aperto sulla tela e si riesce a vedere i suoi stati d'animo mentre dipingeva. Stessa cosa con questo romanzo. Cioè, ha un po' questa modalità di lettura, e in realtà Dissipazio parla di quest'uomo che vuole suicidarsi affogandosi, ma in realtà il mondo è scomparso e lui è rimasto l'ultimo essere umano sulla Terra, che in realtà non voleva essere sulla Terra. Quindi in questa contrapposizione, in questa ironia, se vogliamo, c'è questa lettera e questa analisi su cos'è la solitudine. L'ultimo romanzo è Lettere, che anche qui è un distopico un po' tirato, però secondo me è un distopico perché anche di questo ve ne ho parlato molto molto ultimamente. È questo piccolo paese che è dell'America, ma non è dell'America, ha delle regole proprie, e in questo mondo è stato fondato da quest'uomo che è riuscito a fare una frase che contiene tutte le lettere dell'alfabeto, super breve, tipo un mago, un genio della dialettica delle parole. Il problema è che a un certo punto questa frase, che è "questa volpe a Ghermir d'un balzo il cane", è sotto la sua statua al centro della città. Il problema è che a un certo punto una lettera cade. La lettera cade e i capi, il sindaco, la giunta di questo paese decide che è un segno da parte del fondatore che loro non stanno rispettando la lingua e che quindi dobbiamo perdere le lettere. Bellissimo, perché tutto il romanzo è epistolare, quindi quando queste leggi vanno messe a terra e le lettere vengono lette, anche i nostri protagonisti devono scrivere senza quella lettera. E questo romanzo è un'opera d'arte, secondo me. E sono contenta di chiudere con lui. E secondo me siamo arrivati a 30. Quindi questo è un recappone di tutti i distopici ricordati, ma con la chiave di tutti, cioè il perché dovreste leggerli e di che cosa parlano. Spero che questo super recappone vi sia piaciuto. Fatemi sapere quale di questi romanzi vi è interessato di più qua sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao, Cactus.